Grazie all'intervento dell'amministrazione comunale sono terminati i lavori in uno dei punti più malmessi della città da diversi anni, ovvero il camminamento sotto al bastione San Gallo nella zona della stazione ferroviaria. Per un costo totale di 220.000 euro si è intervenuti con una nuova pavimentazione e luci sceniche. Domani il taglio del nastro. Mercoledì 19 alle ore 21 vi aspettiamo proprio qui al Bastione San Gallo perché è terminato l'intervento di riqualificazione di una nuova pavimentazione che, come vedete alle mie spalle, non è più in cocciopesto che si era degradato in poco tempo, ma l'abbiamo fatta con un materiale quindi di ghiaia lavata e in questo caso con un colore attinente anche a quella che è la cinta muraria del bastione e una nuova illuminazione scenografica. Allora, tutto questo perché il bastione è un luogo della cultura a noi caro e i beni monumentali vanno assolutamente preservati perché significa veramente preservare e mantenere viva la storia della città. Una storia che ha voluto, diciamo, il bastione ha reso forte la città di Fano in quanto ha avuto un ruolo proprio difensivo nel suo passato e in qualche modo lo è tuttora proprio per quello come la contiene. Oltre questo abbiamo fatto degli interventi anche per quanto riguarda l'accessibilità nella parte esterna con una nuova rampa per appunto le persone con disabilità. Il 31 di luglio proprio all'interno di questo luogo presenteremo alla città anche il progetto di riqualificazione di tutta la parte interna che è stato voluto fortemente dall'amministrazione proprio perché volevamo andare a far esplorare al cittadino il bene in tutte le sue parti, quindi per renderlo accessibile in tutte le sue parti. A partire dai servizi igienici per persone con disabilità, ma tutta una scala che poi lo possa far attraversare in tutti i suoi piani, abbiamo fatto un progetto e vorremmo rendermene edotti. Quindi vi invitiamo a partecipare perché la città deve rimanere sempre curata e perché voi possiate partecipare a questo senso di cura che abbiamo nei confronti della città.